Parte ufficialmente la bonifica dell'ex area industriale di Crotone. Questa mattina Syndial, società di Eni, ha dato il via al cantiere per la realizzazione delle opere a mare, ovvero delle barriere foranee a protezione della linea di costa antistante le due ex discariche Pertusola e Fosfotec, denominate la passeggiata degli innamorati, utilizzate dalle società che gestivano gli impianti per abbancare gli scarti delle lavorazioni. Presenti al taglio del nastro, tra i vari, l'amministratore delegato di Syndial, al Paolo Grossi, il tecnico Francesco Misuraca che ha illustrato i dettagli del progetto, rappresentanti istituzionali e militari e il nuovo commissario alla bonifica, il generale dell'Arma Giuseppe Badalà, nominato dal governo 10 giorni fa. La realizzazione di queste barriere, lunghe oltre 1 chilometro, ha l'obiettivo di proteggere maggiormente le due discariche appena citate da eventuali mareggiate nella successiva operazione di rimozione dei materiali che avverrà nel piano operativo di Bonifica 2. È una tappa importante, un passo avanti di un percorso lungo che è iniziato più di 20 anni fa, dalla messa in sicurezza all'inizio della bonifica, ma che oggi compie un passo importante. L'avvio appunto delle opere in mare, che sarà la costruzione di questa scogliera che ci consentirà di lavorare nelle fasi successive in sicurezza, nelle fasi di movimentazione della terra e di tutta la rimozione delle discariche, finalmente, che comunque richiederà ancora circa 10 anni per essere completata. Noi faremo le nostre proposte, e daremo il nostro contributo come Eni, anche mettendo a disposizione alcuni dei progetti, alcune delle tecnologie che in altri territori italiani e esteri abbiamo sviluppato, ma è il territorio che deve, con i suoi rappresentanti, scegliere che tipo di destinazione dare a questo che è stato, come voi sapete, il sito più importante industriale per tanti anni e può nuovamente essere una piattaforma di sviluppo. Noi possiamo dare il contributo una volta che c'è un indirizzo, che può essere, soprattutto se l'indirizzo fosse di carattere industriale, inserire eventuali nostre proposte, iniziative anche con nostri partner in un progetto più ampio. Eni e Syndial non sono state attive durante la fase produttiva, noi non abbiamo prodotto qui nulla e non abbiamo inquinato nulla, noi siamo arrivati, perché ente di Stato, a chiudere lo stabilimento e ci siamo occupati da 20 anni della bonifica. Come detto poc'anzi, alla cerimonia di avvio dei lavori era presente anche il nuovo commissario alla bonifica, il generale Giuseppe Badalà, alla sua prima uscita pubblica. Daremo e diamo il massimo perché, diciamo sempre, la velocità degli interventi, quindi cercare di chiudere questa partita nel più breve tempo possibile, si è accoppiata a far bene, disinquinare bene e utilizzare bene i fondi dello Stato a chi merita, senza alcuna infiltrazione criminale, che è quello che ci preme lavorare ed è quello su cui l'Arma lavora. E abbiamo già iniziato a colloquiare, a lavorare col Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, con l'ISPRA, con l'ARPA, ovviamente con Syndial, con le comunità territoriali. Si deve fare un punto di situazione per capire a questo punto come spendere i fondi che sono stati dati al commissario e poterlo fare nella maniera più giusta possibile. In questo è l'opera che nei prossimi giorni, già da oggi, sono impegnato. L'associazionismo è stato quello che in molti territori è stato quello che ha portato a galla degli inquinamenti disastrosi. E per cui l'associazionismo, sia per questo, ma sia perché rappresentano, come ogni cittadino di Crotone, ma forse anche di qualunque altra parte d'Italia, l'obiettivo per cui noi lavoriamo. Lavoriamo per cercare di bonificare bene, di dare sicurezza, ovviamente cercando soluzioni, ascoltando, ma poi dovendo decidere e sintetizzare. La giornata si è chiusa con la firma del Patto per la Sicurezza, un'iniziativa promossa da Eni nei diversi siti per coinvolgere le imprese impegnate nelle attività operative, per prevenire gli incidenti sul lavoro e diffondere la cultura della sicurezza.